Mezzanotte 41, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Renzi apre ufficialmente la campagna per il referendum. Si vince a destra, dice il Premier, scatenando le reazioni nel PD. Uno va dove lo porta il cuore, ironizza Bersani, e Cuperlo, in caso di vittoria del no, ne chiede le dimissioni. Sentiamo. Matteo Renzi apre la sua campagna per il sì al referendum costituzionale e spiega: l'alternativa è la palude. È una mia responsabilità farlo capire, non drammatizzo, ma è chiaro che se vince il no non cambia nulla. Inoltre difende il ballottaggio previsto dall'Italicum, anche se aggiunge di essere pronto a cambiarlo, e a questo proposito conferma di aspettarsi un ravvedimento delle forze politiche che hanno ora deciso per il no. Per quanto riguarda le polemiche interne al suo partito, dice di voler fare di tutto per trovare le ragioni che ci uniscono. E ad agitare gli animi del Nazareno c'è anche l'invito di Renzi all'elettorato di destra a guardare il merito del referendum e votare sì. Parole che scatenano l'opposizione Dem. Pierluigi Bersani infatti reagisce con sarcasmo. Renzi cerca i voti per il referendum a destra, uno va dove lo porta il cuore. E Cuperlo aggiunge: non si tratta di una bella frase detta dal segretario del PD e dal presidente del Consiglio, visto che il referendum riguarda quasi un terzo della Costituzione e dovremmo cercare non di dividere ma di tenere insieme il Paese. Si dice certo, Cuperlo, che Renzi si dimetterà se il 4 dicembre vincesse il no, e il pallino sarà allora nelle mani del presidente Mattarella. Un punto questo non condiviso da Bersani, che spiega: se vince il no, Renzi non dovrà dimettersi, semmai farà un altro governo. Dal Consiglio Comunale Capitolino arriva lo scontato no definitivo alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. È arrivato lo stop all'ennesima truffa ai danni dei cittadini. È stato un assedio, ha scritto la sindaca Raggi. Intanto l'ex sindaco Ignazio Marino rischia una condanna a 3 anni per peculato per l'uso della carta di credito del Campidoglio e per le consulenze della sua Onlus. Per la storia degli scontrini che un anno fa segnò l'inizio della fine in Campidoglio e per la vicenda della sua Onlus, l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino rischia una condanna a 3 anni, 1 mese e 10 giorni. I pubblici ministeri erano partiti da una pena di 4 anni e 8 mesi, ma l'imputato ha scelto il rito abbreviato e la pena è ridotta di un terzo. Venerdì 7 ottobre la sentenza del GUP di Roma Balestrieri, per Marino un'altra settimana di passione appesantita dai 600.000 euro chiesti come risarcimento dall'Avvocatura di Roma Capitale. Il processo ha riunito 2 inchieste, quella sui 56 pasti per circa 13.000 euro pagati da Marino con la carta di credito del Campidoglio e quella sui compensi destinati a collaboratori fittizi o inesistenti della Onlus. Un trucco che avrebbe procurato all'associazione un ingiusto profitto di 6.000 euro. A fine udienza nessuna dichiarazione per l'ex sindaco, tornato con grande soddisfazione, così almeno dice, al lavoro accademico. Nel chiedere l'assoluzione perché i fatti non sussistono, il legale di Marino spiega di ritenere generico e lacunoso l'impianto accusatorio e censura l'operato degli uomini della Guardia di Finanza. Indagini superficiali, accusa l'avvocato Musco, non sono mai andati da Marino per chiedergli con chi avesse cenato quella sera, quell'altra e quell'altra ancora. L'ex sindaco e attuale governatore della Campania Vincenzo De Luca e altri 41 imputati fra tecnici, funzionari comunali e imprenditori sono stati assolti perché il fatto non sussiste dalla seconda sezione penale del Tribunale di Salerno nel processo SIPARC relativo a presunte irregolarità nell'iter per la realizzazione di un parco acquatico poi mai realizzato nella città campana. De Luca era accusato di associazione per delinquere, falso e abuso d'ufficio. Nel giorno del suo 80° compleanno Silvio Berlusconi torna in pubblico 3 mesi dopo l'operazione al cuore. Sto bene ma sono pessimista per questo paese, ha detto Berlusconi. È l'incitamento dei tempi migliori, quando Silvio Berlusconi era presidente del Consiglio, ma anche in occasione di alcuni processi fuori dal Palazzo di Giustizia di Milano. Quello di oggi a Villa San Martino, fuori dalla residenza dell'ex capo del governo ad Arcole, era ancora più sentito. Berlusconi ha festeggiato l'80° compleanno. Non si vedeva in pubblico da giugno, da quando è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dopo l'intervento al cuore per insufficienza aortica. Non parlava da quasi 3 mesi. Non ho parlato perché vedo con molto pessimismo la situazione italiana, quella di non essere più una democrazia.
Moltissimi gli auguri che gli sono arrivati durante il giorno. In mattinata ha ricevuto anche la telefonata dell'amico Vladimir Putin. In serata la festa di famiglia estremamente riservata con i figli e i parenti e gli amici più stretti, il medico personale Alberto Zangrillo, Confalonieri e pochi altri. Una serata di festa prima della partenza per gli Stati Uniti nel fine settimana, dove si fermerà alcuni giorni per un controllo di routine al cuore come voluto dalla famiglia. Salute ma anche lavoro, i suoi legali chiederanno il legittimo impedimento per lunedì prossimo, giorno in cui in tribunale è prevista l'udienza preliminare del processo che lo vede imputato insieme ad altre 23 persone del cosiddetto Rubiter. L'accusa è di corruzione in atti giudiziari. Per la pubblica accusa avrebbe comprato il silenzio dei testimoni presenti alle serate eleganti di Arcore. Domattina a Gerusalemme le esequie di Shimon Peres, tra i fondatori dello Stato ebraico, saranno presenti i capi di Stato e di Governo di tutto il mondo. Per l'Italia ci sarà Matteo Renzi e alla cerimonia assisterà anche il presidente palestinese Abu Mazen. Vediamo. Al suo ultimo appuntamento pubblico Shimon Peres vedrà chiamati a raccolte i leader dei più importanti paesi occidentali. Vladimir Putin non ci sarà, Barack Obama al fianco dei coniugi Clinton ovviamente sì. Come Matteo Renzi, François Hollande, Re Felipe VI di Spagna, il canadese Trudeau, Angela Merkel. Tanti nomi importanti vicini per qualche ora ad un politico importante dei nostri tempi. Non accadeva dalle esequie di un altro grande uomo di pace e di lotta quale fu Nelson Mandela. Il mondo arabo sembra snobbare l'evento con naturale freddezza, un gelo rotto da frasi che ricordano Peres come autore di strage e violenze. Un'indifferenza violata solo da un comunicato stampa dello sceicco Al-Khalifa, ministro degli esteri del Bahrein, che oggi ha scritto: riposi in pace, presidente Shimon Peres, uomo di guerra, ma anche uomo di una pace purtroppo ancora irraggiungibile. Un saluto che sa di riconoscimento del ruolo svolto negli ultimi anni da Peres sulla via di politiche distensive, regolarmente sporcate da piccole e grandi crisi con la comunità palestinese che ancora oggi minano quelle terre. Shimon Peres, leader ascoltato ma poco seguito, scriveva ieri Romano Prodi, lo saluteranno in decine di migliaia domani a Gerusalemme sotto lo sguardo di 7.000 agenti di polizia. Ci saranno canti e discorsi, poi la sepoltura nel cimitero del Monte Herzl, oggi dinanzi al suo feretro, la Knesset. Altre migliaia di persone hanno reso omaggio al presidente. Shalom, Shimon. In Siria intanto ad Aleppo continua senza fine la tragedia umanitaria. Proseguono i raid aerei di Mosca e gli Stati Uniti minacciano la sospensione dei colloqui diplomatici con Mosca. La finestra diplomatica si sta chiudendo, parola del ministro degli esteri americano John Kerry. È irrazionale, ha detto Kerry, continuare a negoziare nel contesto di questo tipo di bombardamento su Aleppo. L'America inoltre minaccia la Russia, siamo pronti ad adottare un approccio alternativo. Questo significa che per le oltre 800.000 persone bloccate nelle aree sotto assedio, i numeri li ha forniti in giornata all'ONU, per il momento ancora una volta non ci sono aiuti in arrivo, in una situazione sempre più al limite. Secondo l'UNICEF infatti sono 96 i bambini uccisi ad Aleppo da venerdì scorso, altri 223 sono feriti, due ospedali resi al suolo in spregio ad ogni norma del diritto bellico. Proprio sulla mancanza di una vera urgenza di risolvere il conflitto e aiutare i civili è tornato oggi Papa Francesco, incontrando l'inviato dell'ONU. L'ONU Staffan de Mistura. Dobbiamo constatare con grande tristezza, ha detto Bergoglio, che nonostante i molti sforzi, la logica delle armi e della sopraffazione, gli interessi oscuri e la violenza continuano a devastare la Siria e l'Iraq e che finora non si è saputo porre fine alle estenuanti sofferenze e alle continue violazioni dei diritti umani. Siamo allo sport, luci ed ombre sulla serata di Europa League delle squadre italiane, vincono facilmente Roma e Fiorentina, perdono invece in trasferta Inter e Sassuolo, i giallorossi senza problemi all'Olimpico 4-0 sui rumeni dell'Astra Giurgiu con doppietta di Salah e due assist e una traversa di Totti. A valanga la Fiorentina sul Karabag 5-1 con due gol di Mauro Sarate, male invece l'Inter che esce sconfitta per 3-1 dal campo dello Sparta Praga, cade anche il Sassuolo con tante assenze, battuto dai belgi del Genk. Era l'ultima notizia, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.